Bentornati. Oggi parleremo di Justice League. Spettro, non ti do 10 giorni. Cerca di recensire qualcosa di serio. Bentornati. Oggi parleremo di Saint Seiya. Saint Seiya non ha la moneta in single player. Per la verità, con l'espansione si può giocare in single. Ma non ce l'hai l'espansione. Oggi parleremo di Sagrada. Parto subito dicendo che Sagrada è un gioco gradevole se parliamo di gioco multiplayer e se parliamo anche di dotazione di confezione. La scatola di Sagrada, che si presenta benissimo con la stampa in rilievo, è un assemblamento di materiali messi benissimo. Infatti ci sono i giusti spazi sia per le planche di gioco sia per i sacchetti dadi che vengono dati per conservarli, già sono, li trovate già nella confezione. C'è anche un ottimo scomparto per le carte che potrete usare per eventuali espansioni. Mi sto risparmiando effettivamente di dover fare il video di reboxing e di setting. Le regole di Sagrada sono particolarmente semplici. Nel gioco praticamente voi avete una plancia e dovete collocare i dadi con regole che molto simili a quelle del Sudoku. Non potete mettere due dadi accanto, che sia nella colonna A, in colonna oppure in riga, con lo stesso valore o lo stesso colore. Inoltre ci sono alcuni spazi dove potete mettere solo dadi di un certo valore o solo di un certo colore. Infine vi è l'obbligo di dover mettere il dado successivo al primo collegato o in diagonale o da un lato. Ma se Sagrada è splendido in multiplayer, ho fatto 6 partite e mi sono divertito in tutte, come sarà in single player? Dico la verità, non è un granché, anzi, a essere sincero sono rimasto profondamente deluso. Nel multiplayer il tiro ai dadi viene eseguito da un giocatore. Poi a turno si sceglie un dado a giro, una componente piacevolissima visto che il tiro ai dadi lo faranno tutti, ma non si fa di continuo. Il numero di dadi da scegliere e da tirare dipende dal numero di giocatori. Nel single player un giocatore tira 4 dadi. La differenza è che alla fine nel punteggio le caselle vuote che restano nella plancia dove mettete i dadi, nella cosiddetta vetrata, vi toglieranno 3 punti piuttosto che 1. Inoltre non potete, gli attrezzi vengono scelti con una moneta diversa, dovete sistemare il dado del giusto colore in quell'attrezzo. L'attrezzo sarebbe un bonus che vi dà il gioco tramite alcune carte fornite all'inizio della partita. Gli obiettivi potete sceglierne solo uno, ne vengono dati 2, ma ne potete usare uno, al contrario sempre in multiplayer. Con tutte queste restrizioni il gioco risulta più semplice o più difficile? Non risulta per niente più difficile. Il gioco risulta molto facile, ho fatto diverse partite e le ho vinte tutte. Come si vince? Non avendo risultati da confrontare, dovrete battere il gioco stesso. Quando tirate i 4 dadi che scegliete al sacchetto, dovete scegliere uno fra quelli che sono rimasti e metterlo nella plancia del punteggio. Il valore di quel dado sarà sommato a tutti gli altri alla fine del gioco, sarà il risultato da superare. Questo fa sì che il giocatore scelga sempre il risultato inferiore. È normale che se vi esce un 6 o un 1 metterete nella plancia il dado con il valore 1. Pur essendo il problema più grande, il gioco risulta comunque troppo veloce. Si perde poco tempo nel decidere come mettere e come non mettere i dadi. In sostanza è un po' come quando si gioca a Sudoku. Potete riflettere quanto volete, quello sì, ma non c'è il desiderio di non vedere l'ora di posizionare un dado o di lanciarli, cosa che invece accade nella modalità multiplayer. Di conseguenza mi trovo a sconsigliare il gioco se lo volete comprare per la singola modalità in singolo. È davvero un peccato che non l'abbiano studiata meglio, perché il gioco con gli amici risulta veramente gradevole e divertente. I materiali sono ottimi, la confezione non si rovina, non ci sono rotelle che si piegano. Anche il prezzo è molto conveniente, con tutti i dadi che danno in dotazione, c'è persino il sacchetto per poggiarli, ne vale la pena. Per oggi è tutto. Se volete aiutarlo, mettete mi piace, iscrivetevi e cliccate la campanella di avvisi per rimanere aggiornati. E ad maiore.